Ok, allora qui potete vedere il circuito, è un Arduino con collegato uno schermo LCD e lo shield Ethernet. Qui potete vedere un browser in attesa di ordini e il computer piccolo che gestirà l'alimentazione all'Arduino. Una volta che l'Arduino è connesso, l'istato è già stato caricato e qui il web server è in attesa di ordini. A questo punto, se cerco di collegarmi immediatamente all'IP del server, il browser mi restituisce un bel 404 dato che devo impostare l'IP anche sul client. Sono IP statici entrambi, quindi ecco la lista dei file contenuti nella SD. Adesso carico index.html, questa di fatto è la documentazione autogenerata da un'applicazione Erlang. Come potete vedere, le pagine si caricano, i link funzionano. L'unica limitazione è stata dover rinominare tutto in 8.3, dando un'occhiata a come è fatto il circuito, è un po' difficile leggere sullo schermo a causa della luminosità. In ogni caso potete vedere i due LED, verde e rosso, verde quando una hit del browser mi restituisce 404, rosso quando, verde quando viene restituito 200 e rosso quando viene restituito 404. Potete vedere, sto caricando delle pagine nel frattempo sul browser, lo schermo mi mostra la richiesta HTTP che è stata generata. La spia rossa si accende ogni tanto dato che il file favicon.ico non esiste e di conseguenza non viene mai trovato, nonostante venga richiesto ogni volta dal browser. Perfetto. Adesso io ho provato a caricare un file che non esiste, si è accesa la spia rossa correttamente sull'Arduino e mi viene restituito file not found, giustamente. Ricarico la lista dei file di partenza, ne carico un altro, per esempio un TXT. E il sistema funziona. Da notare che lo sketch caricato sull'Arduino è in grado di capire alcuni MIME type corretti a partire dal file e di conseguenza restituire, per esempio, text HTML piuttosto che text CSS. Ecco uno stralcio dello sketch caricato sull'Arduino. Ovviamente questo fa sì che il browser sia in grado di interpretare correttamente i file che gli vengono inviati. Ci sono un po' di componenti sparsi non utilizzati. E quindi il browser è appunto in grado di caricare le pagine web correttamente. Qui sto facendo qualche altro caricamento, potete vedere gli hit positivi sulla spia verde.